Ciao a tutti e benvenuti su Schrödinger Game. Io sono Marta e per il gioco di oggi dovremo testare le nostre abilità sartoriali, cucire una coperta e attrarre soffici gattini. Ed ovviamente stiamo parlando di Calico, un gioco da 1 a 4 giocatori della durata indicativa di 45 minuti, ideato da Kevin Russ ed edito in Italia dalla Little Rocket Games. Noi l'ammettiamo, inizialmente abbiamo guardato con sospetto questo gioco perché credevamo che la sua bellissima veste grafica potesse rivelarsi uno specchietto per le allodole. Col senno di poi siamo davvero contenti di esserci sbagliati e aver dato una chance a questo titolo che si è rivelato essere un buon astratto. Ma vediamo più nello specifico questo gioco e perché, sebbene abbia delle regole molto semplici, costituisce una sfida non indifferente anche per i cervelli più allenati. Quello che abbiamo davanti è un puzzle coloratissimo, uscito vittorioso da una campagna Kickstarter nel 2020, in cui dovremo creare la trapunta più morbida e coccolosa per conquistare il cuore e le fusa di tanti gattini. Aprendo la scatola di Calico, troviamo una componentistica variopinta di un bel cartone spesso, dominata da un malloppo di tessere patch, ciascuna caratterizzata da una diversa texture e colore. Insieme a loro ci sono poi 6 tessere patch in bianco e nero, bottoni variopinti con la relativa plancia, 6 tessere punteggio per ogni giocatore, 4 plance trapunta personali double layer e una sfilza di segnalini gatto con le relative tessere. L'obiettivo del gioco, manco a dirlo, è riuscire a guadagnare più punti vittoria possibili combinando bottoni, guadagnando gattini e cercando di creare una coperta attraverso specifiche combinazioni di texture e o di colori. Per cominciare, si posizionano 3 tessere gatto e i segnalini corrispondenti sul tavolo, distribuendo casualmente 2 patch in bianco e nero per ognuno, che andranno a stabilire i pattern preferiti da ogni micio. Si pongono poi i bottoni colorati al centro, in modo che siano a disposizione di tutti. I giocatori ricevono la loro plancia personale e 2 tessere patch colorate a testa, che andranno a costituire la loro riserva iniziale. Ogni partecipante estrae poi casualmente 4 tessere punteggio del suo colore e ne sceglie 3 da disporre negli appositi spazi segnati da simbolo gatto. Infine, si estraggono dal sacchetto della riserva di toppe altre 3 tessere patch che andranno a costituire il mercato comune, da cui di turno in turno i giocatori sceglieranno una tessera per impolpare la loro mano, in modo da averne sempre 2 a disposizione. Fatto ciò, la partita può cominciare. Durante il proprio turno ogni giocatore ha un solo compito: scegliere una delle tessere a sua disposizione, metterla in uno degli spazi liberi della sua plancia, verificare eventuali requisiti di punteggio relativi a bottoni e gatti e infine ritirare una nuova tessera da quelle disponibili nel mercato. Una volta fatto, quest'ultimo andrà riempito nuovamente pescando una tessera patch dalla riserva nel sacchetto, in modo che il giocatore successivo abbia sempre 3 tessere tra cui scegliere. Passando ai punteggi, in Calico è possibile guadagnare punti vittoria in 3 diversi modi: attraverso gli obiettivi design sul lungo termine, attirando gatti sulla propria coperta o creando tris di patch colorate che gli permetteranno di ottenere bottoni. E qui le cose si complicano. Nel primo caso, i giocatori riceveranno i punti segnalati sulle tessere design se creeranno le loro trapunte rispettando i requisiti indicati dalle stesse e rappresentati da una sequenza di lettere. Per farlo, dovranno considerare le fantasie delle patch, i colori o tutti e 2 gli elementi. In caso riescano a soddisfare entrambi i requisiti, infatti, otterranno il massimo punteggio disponibile segnalato in giallo. Se invece riusciranno a soddisfare solo un requisito colore o fantasia, otterranno il punteggio minimo, indicato con il colore azzurro. Nello sfortunato caso in cui la loro sequenza risulti incompleta, non gli sarà invece attribuito nessun punto. Il secondo modo di guadagnare punti è attraverso i token gatto, che potremo attrarre sulla nostra trapunta solo creando sequenze di patch corrispondenti a uno dei pattern preferiti dai felini in gioco, determinati dalle tessere patch in bianco e nero. A seconda della difficoltà, le tessere gatto potranno porre requisiti specifici relativi al numero delle tessere previste, o addirittura della disposizione che queste dovranno avere sulla plancia. In questo caso, Millie richiede una serie di almeno 3 tessere a pois. Quando questo requisito viene rispettato, il giocatore prenderà un token gatto dalla riserva e lo sistemerà su una delle tessere della sequenza.
È bene notare che ogni tessera gatto corrisponde a un preciso punteggio, tanto più alto quanto più complesso sarà l'obiettivo finale da soddisfare. In ultimo luogo ci sono i punteggi legati ai token bottone cuciti sulla nostra coperta. Questi possono essere ottenuti disponendo una serie di almeno 3 tessere dello stesso colore in qualsiasi forma. Creando questa sequenza, il giocatore guadagnerà immediatamente un bottone della stessa nuance, per poi disporlo su una delle tessere libere del gruppo. Nel caso in cui si espanda lo stesso gruppo di 6 o più tessere, non si otterrà nessun nuovo bottone. Ciascun token bottone permetterà di guadagnare 3 punti a fine partita, a cui andranno a sommarsi 3 punti aggiuntivi del bottone arcobaleno nel caso si riescano a collezionare tutti i colori disponibili. La fine del gioco si verifica nel momento in cui ognuno dei giocatori avrà completato la sua plancia trapunta. Si procederà così al conteggio dei punti derivati da tessere obiettivo, token gatto e bottoni, per finire con l'incoronazione simbolica del maestro della trapunta. Calico è un puzzle astratto, con ambientazione completamente assente e capace di trasudare sentimenti contrastanti tra la tenerezza infinita e il freddo calcolo matematico. La soddisfazione più grande è vedere a fine partita la propria coloratissima coperta, arricchita con tanto di bottoni e gattini, anche se non si sono magari guadagnati tantissimi punti. Infatti, uno degli aspetti positivi di questo gioco è la grafica, che grazie ai suoi colori brillanti e alle sue illustrazioni sa appagare l'occhio di tutti i giocatori presenti al tavolo. Unica piccola nota dolente è che a volte i pattern sono faticosi da distinguere gli uni dagli altri, bisogna quindi stare attenti che la tessera scelta sia proprio quella con la texture che stavamo cercando. A dispetto delle sue regole essenziali, che si possono apprendere in una manciata di minuti, Calico offre un esercizio mentale non indifferente. Il classico esempio di un gioco facile da imparare ma difficile da gestire, con un regolamento chiaro dove le strategie e tattiche possibili variano di partita in partita, regalando sempre una nuova sfida. Infatti, la plancia personale diventa via via sempre più stretta, inducendo i giocatori inclini a ragionamenti infiniti alla paralisi d'analisi. Ad ogni modo, nel corso dei turni sarete talmente concentrati sui vostri obiettivi da non accorgervi nemmeno di quello che avviene sulle trapunte avversarie. C'è da dire che questo non inficia affatto il piacere del gioco, che si rivela essere un solitario collettivo, fattore che mantiene l'esperienza inalterata sia che si giochi in uno o in 4 giocatori, con un ottimale risultato sulla scalabilità. Passando alla questione fortuna, certamente l'alea gioca la sua parte, ma con un po' di strategia a medio-lungo termine e una gestione oculata degli spazi, si può cercare di compensare l'estrazione casuale delle tessere dal mercato. Certo, le partite in cui si aspetta una tessera che poi non si presenterà mai sono sempre in agguato e di certo la scelta limitata delle patch non aiuta. Vista la sua componente di casualità, data dalla limitata scelta delle tessere disponibili, non sempre il gioco permette di portare avanti delle strategie lineari. Bisogna infatti essere sempre pronti a intraprenderne di nuove nel caso raggiungere l'obiettivo prefissato diventi troppo difficile. Ad ogni modo, la cura dei materiali e la facilità di apprendimento di Calico lo rendono un gioco che fa gli occhi dolci sia a chi è un po' digiuno da giochi da tavolo, sia a coloro che cercano una sfida un po' più intensa. Consigliatissimo agli amanti dei puzzle e delle meccaniche astratte e anche alle famiglie che cercano un gioco piacevole da vedere e da giocare. E dopo avervi tirato le somme su questo gioco, non ci resta che ringraziarvi per essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarci un pollicione di supporto e iscrivervi al nostro canale. Nei commenti potete inserire le vostre impressioni su questo gioco e su questo video e per tutto il resto vi aspettiamo anche sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Noi ci vediamo alla prossima, a presto!